Ciao a tutte e benvenuti a un nuovo video per la Pupanella Academy. Oggi parliamo di unghie ingiallite e in particolar modo parliamo di un trattamento sbiancante antigiallo composto da una maschera illuminante e una base sbiancante antigiallo. Iniziamo subito a vedere come applicare la maschera e cosa contiene al suo interno. Prima di applicare la maschera vi consiglio però di utilizzare la lima levigante. Questa lima è composta da una parte levigante e da una parte lucidante. Noi utilizzeremo la parte levigante per togliere lo strato superficiale dell'unghia, che è lo strato ingiallito. Levigando la superficie dell'unghia, si favorisce anche la penetrazione delle sostanze che si applicano dopo. Una volta levigate tutte le unghie, procederemo con la maschera illuminante. Si applica su unghie pulite e si lascia in posa 5-10 minuti. Come vedete, ha anche un applicatore piatto, per un rilascio ottimale della maschera. Ha un'esclusiva formula peel-off a base d'acqua, ovvero, si ritoglie come una pellicola una volta che si asciuga. Ha il compito di, sbiancare e esaltare la lucentezza delle unghie grazie all'estratto di limone. Contiene anche aminoacidi e sali minerali per un'azione protettiva. Una volta aspettato 5-10 minuti, andremo a rimuovere la maschera in questo modo. Solleveremo un po' al lato dell'unghia e una volta sollevata, la pellicola si rimuoverà facilmente da sola. Una volta rimossa la pellicola, procederemo con l'applicazione della base. La base è un vero e proprio trattamento sbiancante. Ha un'azione immediata perché nasconde otticamente le imperfezioni dell'unghia proprio perché ha dei riflessi violacei all'interno e ha un'azione anche nel tempo perché restituisce la naturale luminosità dell'unghia sana. Ma alla fine perché le unghie si ingialliscono? L'abitudine sicuramente al fumo, quindi il tabagismo, può alterare il colore naturale dell'unghia rendendola più gialla. Potrebbero esserci tra le cause però anche l'utilizzo di smalti di scarsa qualità, l'utilizzo di smalti colorati senza una base protettiva, può dipendere anche dai solventi utilizzati per rimuovere lo smalto, se questi sono troppo aggressivi, però anche una carenza di nutrienti, di vitamine e di sali minerali può provocare un progressivo ingiallimento ed indebolimento dell'unghia. Quando le unghie si ingialliscono, anche la loro crescita può apparire più lenta, perdono comunque il colore tipico dell'unghia sana e talvolta si spessiscono. Questo appunto è il risultato dell'applicazione della base. Come vedete, come al solito, la base è molto bella anche da sola, quindi per un finish naturale, anche perché avendo questi riflessi violacei, dona all'unghia un colorito più sano naturale. Oppure potremmo utilizzarla come base protettiva prima dell'applicazione dello smalto.